Si è svolto nell'Aula Magna del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma il Gala della Musica da Film con il Premio Cicognini 2021, fondato e presieduto dal maestro Davide Cavuti, che ha parlato di un'edizione speciale dell'evento che è stato un omaggio a uno dei padri della musica da film, il compositore abruzzese Alessandro Cicognini. Nato a Pescara nel 1906 e profondamente legato a Francavilla al Mare, città dove visse a lungo, Cicognini è stato uno dei più prolifici compositori di colonne sonore, ricordato per il grande contributo che diede con la sua musica al cinema neorealista. La cerimonia del premio è stata condotta dalla giornalista Mila Cantagallo con l'organizzazione del Centro Studi Nazionale Cicognini, la collaborazione della Biblioteca Chiarini e il sostegno del Comune di Francavilla al Mare. Tra i premiati della serata, Bruno Zambrini, Franco Piersanti e Michael Giacchino. Nel corso della cerimonia sono stati ricordati anche i maestri Ennio Morricone, vincitore del premio Cicognini nel 2017, e Detto Mariano, premio Cicognini alla memoria nel 2020. E lui si rifaceva alla tradizione dell'Ottocento, Cicognini. E questo è un suo pezzo di musica sinfonica, la parte finale, e te la omaggiamo per la tua straordinaria produzione artistica. Maestro Piersanti, per me è un esempio. Come anche il maestro Bruno Zambrini, e non sto esagerando, una pergamena anche per lei per la sua straordinaria produzione artistica. La giuria di questo premio quest'anno è stata veramente unanime nel riconoscere lei come uno dei punti di riferimento della nuova cinematografia e di quella passata.